Scusaro, lei ha dichiarato che sarebbe meglio uscire dall'euro e che l'euro ha cancellato 150 anni di diritti sociali. È così, quindi Esattamente. Esattamente. L'euro, tanto per cominciare, non è soltanto una moneta. L'euro è un preciso metodo di governo per imporre politiche neoliberiste all'insegna della rimozione dei diritti sociali e all'imposizione di un potere spoliticizzato dell'economia che scavalchi il vecchio potere degli stati sovrani e imponga il potere del mercato unico. Quello che stiamo vedendo oggi in Grecia è il fatto grandioso, e spero veramente che sia di esempio per gli altri popoli europei, l'esempio grandioso del fatto che si sta comprendendo finalmente in maniera chiara che la lotta contro questo sistema usurocratico, questo sistema neoliberistico, spoliticizzato, deve passare di necessità dal recupero della sovranità nazionale e democratica, ciò che la Grecia di Tsipras ci sta magistralmente mostrando. L'euro è un metodo politico, dobbiamo capire questo, non è solo una moneta peraltro privata e transnazionale che scavalca appunto il potere degli stati sovrani, ma serve esattamente a creare quella Guernica. Così mi immagino l'Europa oggi, che è appunto la distruzione di un intero popolo sull'altare delle banche, dei sacrifici chiesti ai popoli, dove peraltro fare i sacrifici ha senso se si fanno per i figli o per le generazioni a venire, non per le banche o per il fiscal compact. E da questo punto di vista anch'io mi identifico nel progetto prima evocato di un'Europa dei popoli fratelli, democratici e liberi, ma appunto un'Europa di quel tipo sarebbe quella in cui Grecia e Germania stessero come fratelli e non come oggi accade, dove appunto stanno in un rapporto asimmetrico totale in cui la Germania, spiace ricordarlo, sta facendo ai danni della Grecia ciò che nel Novecento, nelle pagine più brutte della storia europea del Novecento, ha fatto con mezzi politici e militari. Ora lo sta facendo con l'usura, che offende divina bontade, diceva già Dante, e con mezzi appunto di tipo economico, violenza economica. Questo è oggi il tragico scenario dell'Europa, che peraltro non esiste neanche. Oggi esiste semplicemente la banca centrale e la moneta unica. Non esiste una politica europea, una cultura europea, un ideale di fraternità democratica. Io ho qui la dracma greca, un retaggio del passato, dove c'è la scritta in greco e il busto di Aristotele, cioè la storia di un popolo e la sua lingua. Oggi nell'euro abbiamo invece una moneta senza storia, che cancella completamente la storia e impone una lingua unica, il modello unico del pensiero unico che annulla il diritto alla differenza e alla democrazia. Avete Se questa è sentito? l'Europa, è la negazione dell'idea di Europa e della storia europea che esiste come pluralità di differenze, come pluralità di culture. Sì. Fusaro, ha seguito quindi questo effetto contagio per lei ci sarà adesso? Ma spero vivamente di sì. Effettivamente la Grecia ci ha dato un grande esempio del fatto che bisogna ripartire dalla sovranità nazionale democratica. Quindi ci può essere, sicuramente ci sarà un effetto contagio. La Grecia diventa un esempio anche per l'Italia, ad esempio, per la Francia, perché ci segnala, e questo è il punto fondamentale, da oggi il vecchio dogma ce lo chiede l'Europa, o se preferite l'altro dogma, anch'esso teologico, ci vuole più Europa, da oggi entra in crisi, nessuno ci crede più. Gli euroinomani, come li chiamo io, cioè i dipendenti dal sistema euro, tale per cui anche se tutto va male ci vuole sempre più Europa e più euro, da oggi saranno in crisi profondamente, perché la Grecia ci ha dato una bella lezione. Tra l'altro, prima mi permetto di rettificare, si faceva un grande riferimento al debito, ma bisogna distinguere concettualmente debito da usura, sono due concetti molto diversi. La Grecia ha subito un vero e proprio processo di usura e quindi sta reagendo, dal mio punto di vista, del tutto legittimamente, perché un vero governante come Tsipras fa l'interesse del suo popolo e non gli interessi delle banche o l'interesse del debito. È giusto restituire i debiti, intendiamoci, ma non è giusto farlo se si manda a morte il proprio popolo. Perché attenzione, Gianrusso. in nome del debito questo si è consumato in Grecia. Siamo arrivati a un punto in cui non c'erano più medicine negli ospedali, in Allora. cui non c'era più il diritto sociale minimo Sì. garantito. Per Una. cui Fusaro, ben aspetti. venga la rottura di questo paradigma. Ma certo, Paragone alla intanto prova c'è. mi sia permesso di dire che
è ovvio che non faranno mai uscire la Grecia, perché se la Grecia esce automaticamente si verifica l'effetto domino, uscirà poi anche la Francia, l'Italia e così via. Ma poi l'aspetto importante è un altro, se posso concludere il ragionamento garbatamente. L'aspetto è molto semplicemente quello che tutte le tragedie che si paventano qualora si uscisse dall'euro, miseria, povertà, fame, si stanno puntualmente verificando fin tanto che ci stiamo dentro al sistema euro. Questa è la tragedia, purtroppo, che stiamo scontando sulla nostra carne viva, e non parlo solo dei fratelli greci, ma anche dei nostri connazionali italiani. I diritti del lavoro stanno sparendo, per questo dicevo che l'euro in un colpo solo ha cancellato 100 anni di diritti sociali conquistati tramite lotte, tramite battaglie. E appunto da questo punto di vista le tragedie che giustamente si paventavano si stanno realizzando stando nel sistema euro. Questo è il punto su cui occorre ragionare. E dico solo quest'ultima cosa, sulla Russia di Putin. Sarebbe il capolavoro geopolitico se la Russia di Putin intervenisse a sostegno della Grecia e ricreasse finalmente un blocco antagonista rispetto a quello occidentalista a guida americana, dove l'Europa è semplicemente una colonia. L'Italia poi con 150 basi militari americane a maggior ragione. Vai, Francesca. Ah,